Expo Milano 2015. Anche dalle notizie che stanno circolando sembra che non sia stato esattamente quel gran successo che il governo Renzi andava dicendo, almeno dal punto di vista dei costi e dei bilanci in generale, ma aspettiamo ancora dei dati. C'era una costola di Expo Milano 2015 che era Toscana Fuori Expo ed è stato promosso appunto dalla Regione Toscana in parallelo nei chiostri dell'Umanitaria che sono vicino alla Piazza del Duomo di Milano. Per poter avere questi spazi sono stati spesi 180.000 euro soltanto di locazione in più tutte le altri costi di gestione. Siamo andati personalmente a verificare il successo di pubblico e abbiamo trovato pochissime persone e alcuni operatori presenti ci hanno detto che la stessa realtà era per tutti i giorni della settimana salvo alcuni eventi spot che richiamavano più persone. Ma quindi quanto è stato speso per questa iniziativa e soprattutto che risultati ha dato? Abbiamo fatto un'interrogazione in merito anche per sapere tra costi e benefici com'è andata questa costola di Expo 2015. Questo paese ci strazia il cuore. È così che è iniziato un intervento in consiglio regionale quando abbiamo accolto l'associazione Il Mondo Che Vorrei, che è l'associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio. È stato un momento toccante, un momento importante per tutto il mondo istituzionale di questo paese. È stato un momento per capire quanto la giustizia in Italia, l'impianto giuridico, è veramente farraginoso, lento e improduttivo. Quel che riguarda la verità. Quindi noi ci siamo impegnati come Movimento 5 Stelle a sottoscrivere in tutti i suoi punti una mozione di impegno proprio dell'associazione Il Mondo Che Vorrei e invitiamo tutto il Consiglio regionale ad approvarla all'unanimità. Progetto Scuole Sicure in Toscana entro il 2020. A breve in Consiglio regionale arriverà il piano regionale di sviluppo, che è quell'atto di indirizzo dove vengono definite le azioni della regione e quindi anche le linee di spesa prioritarie per la regione toscana. Con questa mozione noi chiediamo di dare massima priorità e urgenza alla messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici presenti nella regione toscana entro il 2020, perché l'edilizia scolastica è una vera e propria emergenza, e di procedere a una ricognizione delle criticità strutturali di tutti gli edifici insieme agli enti competenti. Forza, ce la possiamo fare. Investire nell'identificazione nei luoghi d'origine, combattere contro il commercio di armi, combattere contro lo sfruttamento dei territori. Queste sono le azioni che dovremmo fare per agire sulle cause dell'immigrazione. In questo senso la politica nazionale è veramente povera. A livello locale, il sistema d'accoglienza diffuso che la Regione Toscana propone è l'unico che forse potrebbe garantire di evitare fenomeni di economia di scala sugli immigrati come è stata Mafia Capitale e consente di non ghettizzare. Su questo naturalmente stiamo cercando di capire come far meglio. Anche questa settimana il Consiglio regionale ha iniziato le sue sedute, quella pomeridiana e quella antimeridiana, in ritardo. Il ritardo si è protratto e gli atti che erano stati registrati all'ordine del giorno non sono stati completati. 50 sono stati circa quelli registrati all'ordine del giorno, ne abbiamo discussi solo la metà, rimandando tutto al prossimo Consiglio. Ci siamo poi anche spostati con l'attività della Commissione Toscana Costiera e ci siamo dedicati alle isole. Una presenza nostra presso il Consiglio Comunale di Portoferraio, in audizione abbiamo ricevuto i sindaci dei comuni albani e abbiamo consegnato uno dei 100 defibrillatori nell'isola di Capraia. Continua il nostro tour di restituzioni dei soldi dei cittadini toscani. Che cosa stiamo facendo oggi? Noi non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi della Toscana con 120.000 euro di stipendi restituiti in meno di un anno dai nostri consiglieri regionali, 100 defibrillatori acquistati per strutture e impianti che sono sportivi, che sono di recupero sociale, che sono di incontro sociale. Non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi di questa regione. Noi vi stiamo raccontando la nostra idea di paese con una testimonianza ben precisa. Di certo in Europa io non conosco forze politiche che tagliano i propri stipendi e con quegli stipendi fanno partire nuove imprese. A proposito, siamo arrivati a circa 2.000 imprese, oltre 2.000 imprese in Italia, con i soldi del microcredito degli stipendi dei parlamentari. Nessuno ci credeva, oggi è una realtà. Ieri mattina ho visitato un negozio in Puglia, ne ho incontrato un altro a Brindisi. Ci sono giovani e meno giovani che stanno aprendo un'attività di lavoro con i soldi dei nostri stipendi. Qui ci sono
regionali che salveranno probabilmente la vita a qualcuno con questi defibrillatori, però noi vogliamo che questo sia chiaro, noi non ci sostituiamo allo Stato, noi vogliamo avviare un nuovo modo di essere Stato in questo Paese.